consiglio a tutti i lettori di Bravo Spray. Come ti senti dopo aver fatto queste esperienze in televisione? Mi sento più rilassato e più riconoscibile da parte delle persone che incontro di strada. Ecco, già ti fermano e ti riconoscono. Sì, è normale. È un programma comunque che si emette da tutta Italia, quindi poi quando esci dopo il serale, insomma, sei quasi una celebrità, diciamo. E che cosa ti capita? Chi ti ferma di solito? Le ragazzine, le mamme? Ma no, diciamo, non hanno età, cioè si va dalla ragazzina, dalla ragazza a metà, dalla ragazza più grande, dalla nonna, di tutto. E cosa ti chiedono di solito? Una foto? Oppure... Una foto, la fotografia, mi fanno i complimenti, mi chiedono di Elena, mi chiedono, vabbè, fa piacere. Ti fanno anche dei regali? No, regali sinceramente ancora no. Mannaggia. No, vabbè. Allora, parliamo subito di questo tuo EP su cui hai lavorato, ce ne vuoi parlare? Sì, è uscito qualche settimana fa e si chiama, il titolo è il mio nome, praticamente, Enrico Giotti. Sono 6 brani e se invece viene scaricato da iTunes sono 7. Sono 3 brani scritti da me. Su iTunes invece ce ne sono 4 scritti da me, sono Tu Incantevole, Ora Basta, Addio e Non Farlo, e poi 3 brani, 2 scritti da Tricarica, da Daniel Vulich, che sono Libera nel Mondo, di cui ho fatto il video, e Una Cosa Seria e un altro brano scritto da Grignani che si chiama Mostra il tuo amore. No, sono soddisfatto e fiero, ho anche, cioè, pezzi sono stati prodotti da Michele Canova, che è il produttore di Tiziano Ferro, di Giovanotti, da Corrado Rustici, che è uno dei più grandi produttori, cioè, nel mondo. Quindi, insomma, è un bel CD che, insomma, che esprime tutta la mia gioia di essere entrato in questo mondo, che spero di rimaneggi, insomma. Come è iniziata la tua passione per la musica? Io ho cominciato a suonare il pianoforte, avevo 6 anni, però ho smesso subito a 10 perché ero troppo vivace e c'era una signora di 80 anni che provava a farmi studiare a Mozart, ma era più il tempo che uno sta in giardino, il tempo che uno sta sul pianoforte. Poi verso i 13 anni ho cominciato a volere imparare a suonare la chitarra, ho preso una chitarra elettrica e da lì è nata la passione, poi la scrittura, cioè. Ecco, ti chiamano rocker di amici, quali sono i tuoi artisti di riferimento? Beh, io, vabbè, a parte Hendrix, ho tutti i chitarristi comunque sia blues di riferimento che può fare un chitarrista, sono, vabbè, Luigi Tenco, Eugenio Finardi, John Mayer, Jeff Buckley, insomma, ho misto un po' tra l'americano e il canto tratto italiano, però quello passato, insomma, quello migliore. Ecco, visto che tu hai una cultura musicale non indifferente, quanto i nomi che hai citato, cosa vorresti rispondere a chi accusa i reality di coltivare persone che magari non hanno questa cultura musicale alle spalle? Ma molto probabilmente non ce l'hanno nemmeno chi accusa questa cultura alle spalle, perché se si accusa a priori, perché magari sei andata da amici, io non ci vedo niente di male, anche perché accusassero la società, che comunque si impone, impone questo fatto qua, perché amici è umanamente è un posto dove io mi sono trovato benissimo, io mi sono divertito in questi 6 mesi, sono cresciuto, non solo di guadagnato da questo programma, però invece accusare chi va amici accusassero allora altre persone che purtroppo fanno in modo che questi reality siano il pane per chiunque, questo è il pane per chiunque. E cosa ne pensi delle polemiche dei professori, mi riferisco anche in particolare a quella di Garofalo nei confronti di Elena ad esempio? Ma ogni polemica è inutile, qualsiasi polemica, perché, cioè, intanto uno rimane come rimane, cosa cazzo lo fai a protestare? Secondo me, poi ho 22 anni, sicché, però quello è il mio pensiero, tanto... Cosa ti aspetti per il futuro? Ma io spero di vivere di musica, sinceramente, sicché mi aspetto di vivere di musica, che secondo me è la migliore aspettativa, perché se ti aspetti tanto poi ci può rimanere male, se ti aspetti poco fai poco, perché aspettandoti poco non ti metti, allora mi aspetto di vivere di musica, che diciamo è una via di mezzo. Di cosa parli nelle tue canzoni? Parlo di
di quello che sento, cioè di... Io scrivo quando magari sto male, perché quando sei felice e contento non c'è la di nulla. E quindi parlo la maggior parte delle volte d'amore, però non d'amore sempre verso una donna, può essere l'amore verso la musica, verso una donna, ma non l'amore classico, ti amo amore mio, ti do fiori. Cioè un amore vero, le litigate, la sofferenza, la passione, il sesso. E poi cerco anche di fare un minimo di protesta, però purtroppo il problema della protesta è un po' strano, perché io penso che proteste vere e proprie non esistano più, perché ogni protesta che qualsiasi persona faccia è sempre il consenso, e una protesta col consenso non è una protesta. Quindi cioè, è quasi inutile protestare per qualsiasi cosa. Perché se ti dico la guerra è sbagliata, non è giusto fare la guerra, lo sappiamo tutti, la guerra non è giusto farla, però si fa. Cioè, è inutile unirsi tutti per mano a dire facciamo la pace, tanto non se ne va nulla la protesta. Quindi diciamo, mi racconto nella canzone, non so, dico quello che penso. Cioè, sapessi scrivere così e fare il poeta. Se si dipingere fare il pittore, cerco di fare il cantautore. Insomma, parlo di me. Ti farò solo una domandina di amici. Quanto ti è dispiaciuto che Elena non sia arrivata in finale, nonostante il tuo sommo sacrificio? Niente, perché allora, devo essere sincero, ogni domenica io speravo uscisse a quel punto. Perché, ma no, vabbè, un po' per egoismo personale, perché comunque si arrivederci, ma un po' perché vedevo che, cioè, a parte era rimasta sola lì, perché sarei rimasto solo anch'io. E poi il fatto che ho visto già che si era già messa a piangere quando è andato via, io su anche in puntata in diretta, per il fatto di Garofalo, volevo che uscisse un po' da tutte quelle pressioni, tutte quelle polemiche inutili che, cioè, non fanno né crescere né danneggiano, provocano delle tristezze momentanee, perché poi dopo un'ora te le scordi e te le freghi. È solo questo che è, quelle polemiche. Per un'ora o piangi, io mi incavolavo, quindi comunque sia, cioè, ti rigiri il fegato, ma dopo un'ora li sai mangiare e bere tranquillamente, che se ne frega la vita. Penso a Garofalo di Elena non ne frega nulla, e a Elena di Garofalo, diciamoci, se ne frega la vita.